La parola di oggi è epiclesi. La parola viene dal greco epiclesis, che vuol dire invocazione, a sua volta da epicaleo, che vuol dire chiamare. Nella religione della Grecia antica era l'attributo della divinità, col quale gli antichi greci usavano iniziare le loro invocazioni. La tradizione dell'invocazione a Dio è proseguita nel tempo e, ad esempio, nel mondo romano il flamine, da flamen, accenditore di fuoco, cioè il sacerdote preposto al culto di una specifica divinità, alzava le braccia ogni volta che invocava Giove nominandolo. Faceva quindi anch'egli un'epiclesi. Nell'antica Roma poi la parola epiclesi assunse anche un significato diverso. Infatti, per estensione, finì per indicare anche la denominazione specifica di luoghi di culto, definiti a seconda del luogo particolare o del carattere delle varie divinità. Un esempio, a Roma, ai tempi di Servio Tullio, vennero fondati 26 templi dedicati alla dea Fortuna, ciascuno con un'epiclesi diversa: Fortuna Virilis, cioè la fortuna degli uomini, Fortuna Verticolis, per il cuore, Fortuna Barbata, con la barba, e Fortuna Oiusce Diei, la fortuna del giorno. Anche nella liturgia cristiana è presente l'epiclesi, che è la preghiera con la quale si invoca Dio per la transustanziazione eucaristica, per opera dello Spirito Santo. Si invoca quindi il Signore perché il pane e il vino diventino per la sua potenza il corpo e il sangue di Cristo. In realtà qualcuno ritiene che in tutti i sacramenti della Chiesa Cattolica sia presente una forma di epiclesi: nel battesimo il momento della benedizione dell'acqua, nella penitenza quello dell'assoluzione, nella cresima e nell'ordinazione l'imposizione delle mani del vescovo, nel matrimonio la benedizione degli sposi, nell'unzione degli infermi nel momento in cui il sacerdote unge con l'olio. Certo, epiclesia è una parola circoscritta all'ambito religioso e nota a pochi, però ha una storia nobile per la quale meriterebbe, a mio avviso, di essere estratta da quel contesto e usata, magari con intenti ironici, per rimarcare come talvolta nelle attività ordinarie gli uomini si comportino in fondo come gli antichi sacerdoti, come ad esempio quando avviene il pittoresco rituale che precede e accompagna certe manifestazioni sportive. Negli inni e nelle invocazioni ai big del momento si può contrapporre un elegante sfottò agli amici più esagitati, dicendo ad esempio: è inutile cominciare con l'epiclesi e con i gesti apotropaici, non servono per vincere la partita, sperando naturalmente nell'indulgenza degli interlocutori. Arrivederci a presto con una nuova parola.